Ciao a tutti da DiegoDiTecnoFan.it. Samsung Galaxy Note 3. Finalmente il successore del padellone Galaxy Note 2 è uscito e non poteva mancare ad un affezionato, diciamo, della versione Note come il sottoscritto. Andiamo a vedere cosa offre la confezione. Come vedete ho scelto il modello bianco che poi andremo a vedere tra pochissimo. Apriamo la scatola. Abbiamo tutto quello, diciamo, che riguarda la manualistica, manualettini con alcune istruzioni veramente basilari. Abbiamo il cavetto, che in questo caso abbiamo una interessante novità. Come vedete, questo cavetto è molto particolare perché è una USB 3.0. Abbiamo da una parte, vediamo se mette a fuoco la fotocamera, ce la fa. Da una parte abbiamo la classica micro USB e dall'altra un altro connettore proprietario, che comunque questo non comporterà nessun problema perché poi nel telefono, vi farò vedere, ci sarà la possibilità di usare anche solamente i cavetti micro USB, quindi è garantita la retrocompatibilità. Abbiamo poi il classico caricabatterie da parete, che è da 2 mAh, che associato alla USB 3.0 ricarica lo smartphone con una corrente fino a 900 mAh, quindi si carica davvero in modo molto più rapido. La USB 2.0 solitamente supporta fino a 500 mAh. Gli auricolari sono auricolari, adesso ho rotto la confezione, ok, sono auricolari in-ear, i classici, diciamo, che siamo abituati a vedere negli smartphone Samsung, con il tastino per la chiamata e il tastino per il volume. Sono in-ear, i classici capocchietti da sostituire in base alle nostre orecchie, e questa è una novità. Ci sono le puntine per la S Pen, sono intercambiabili con questa pinzettina che servirà per rimuoverla. Questo perché la S Pen nuova ha una penna con la punta molto più soffice e morbida rispetto alla versione che avevamo visto sul Note 2. Mettiamo via tutta la scatola e vediamo lo smartphone in tutta la sua bellezza. Come vedete, le dimensioni più o meno sono rimaste le solite del Galaxy S2, solo che abbiamo una cornice più grande con un display da 5,7 pollici ed una risoluzione in Full HD. È sempre un Super AMOLED, però devo dire che è decisamente migliore la visibilità sotto la luce del sole sempre rispetto al Galaxy Note 2. Esteticamente riprende un pochino le linee del Galaxy S4. Come vedete, abbiamo una cornice tutta sempre in plastica, chiaramente cromata, con in alto il jack da 3,5 mm per gli auricolari, il secondo microfono, il sensore per il telecomando a raggi infrarossi. Sul lato destro abbiamo il tastino per lo spegnimento, blocco e sblocco display. Sul lato sinistro il bilanciere del volume, che è posizionato più alto rispetto al Galaxy Note 2. Mentre in basso abbiamo la famigerata porta USB 3.0, che, come vedete, è questo connettore, vi ho fatto vedere prima il maschio, diciamo, da inserire. Abbiamo poi finalmente lo speaker posto qui a lato, e questo cosa vuol dire? Che quando noi appoggiamo lo smartphone su un tavolino sentiremo suonarlo, e questo finalmente ci è arrivata Samsung, mentre questo è l'alloggiamento per l'S Pen, che vi farò vedere dopo. Nel retro abbiamo questa particolare trama che vedete, che va a simulare una cucitura con anche il retro che sembra pelle. Al tatto è plastica, però devo dire che l'effetto è davvero molto carino e l'ho apprezzato davvero molto volentieri, diciamo che è bello anche a vedersi, fa la sua porca figura. Fotocamera da 13 megapixel con capacità di registrare video in Ultra HD in 4K, quindi risoluzione davvero super incredibile per i video. Potrete registrare fino a un massimo di 5 minuti. Chiaramente, quando registrate in 4K la batteria scende, che è una bellezza. Flash molto potente, è stato migliorato, e la fotocamera scatta in modo molto veloce, e l'ho trovata non un pochino, abbastanza migliore rispetto al Galaxy S4. Al suo interno abbiamo Android 4.3, è uno dei pochi smartphone al momento ad avere questa versione. Il tutto è spinto da un processore Snapdragon 800 da 2,3 GHz, è un quad core, con ben 3 GB di memoria RAM. Sì, avete capito bene, 3 GB di memoria RAM. 32 GB è la memoria interna, è possibile anche espanderla attraverso la micro USB.
NFC. Abbiamo il sensore per la temperatura, il barometro, tutto quello che c'era su S4 è presente qua. Abbiamo anche il nuovo Wi-Fi con la velocità AC, che è una nuova, diciamo, banda su quale trasmette, che ha un raggio, diciamo, più ampio di ricezione, però chiaramente se non avete il modem non ci potete fare niente. GPS, GLONASS, diciamo, non ci manca assolutamente niente. Chiaramente la rete è compatibile con lo standard LTE, se lo avete nella vostra zona. Fotocamera frontale da 2 megapixel, che è in grado di registrare video in Full HD a 1080p, e il classico tasto front, il tasto home, che ci permette di fare le classiche operazioni. Andiamo a vedere un pochino velocemente, visto che questa comunque è una video anteprima, le novità di questo nuovo software installato sul Galaxy Note 2. La prima che voglio farvi vedere è la modalità di utilizzo con una mano. Basterà fare un semplice gesto come questo, avete visto una specie di freccia tatà verso il centro e verso l'alto, per entrare nella modalità di utilizzo con una mano. Cosa vuol dire? Che come vedete abbiamo questa parte del display ridotta dove noi possiamo utilizzare tranquillamente lo smartphone con una mano. Chiaramente il tutto è ridimensionabile, possiamo scegliere di spostarlo anche verso sinistra se vogliamo usarlo con la mano sinistra. Abbiamo qua in basso i tasti tipici per gestire il sistema operativo, con in aggiunta quelli per il volume, perché questi tasti qua vengono disabilitati. No, meglio, scusate, ho detto una cavolata, funzionano. Per uscire da questa funzione non serve fare il tasto home, perché come vedete richiamerà la posizione della nostra pagina, ma basterà premere la finestra per rientrare nella finestra. Samsung ha utilizzato anche altre funzioni per un utilizzo con una mano, che la troviamo anche nella composizione telefonica. Come vedete, in questo caso il tastierino viene spostato tutto sulla destra, che ci dà la possibilità di inserire in modo più semplice un numero di telefono, che si può fare anche tranquillamente con una mano. Stessa cosa anche per quanto riguarda la tastiera. Andiamo a vedere ora la tastiera, la utilizziamo con Google, leviamo un po' di cose. Se metto cerca, come vedete, la tastiera in questo caso è spostata tutta verso destra. Questo perché? Per facilitarci comunque l'utilizzo con una mano. Quindi una funzione davvero molto interessante, che, nonostante comunque le dimensioni dello smartphone, ci permette di gestirla tranquillamente con una mano. Andiamo adesso a vedere le novità introdotte con il software e la nuova S Pen. Innanzitutto la nuova S Pen ha due posizioni di inserimento, la possiamo inserire sia da questo lato che dall'altro, quindi non dobbiamo più cercare sempre un unico lato come su il Note 2. E vedete, abbiamo questo nuovo menu pop-up che viene fuori, si chiama Air Command, e ci permette di fare diverse operazioni. Abbiamo la possibilità di fare un memo rapido, scrittura su schermo, album ritagli, S Finder e funzioni pene. Adesso vi faccio vedere rapidamente cosa sono queste nuove funzioni. Adesso non mi ricordo cosa ho selezionato. Ok, questo è il nuovo memo rapido, dove abbiamo la possibilità di prendere nota. Ad esempio, scriviamo un numero di telefono. Tramite la pressione di questo piccolo cerchietto con una freccia, che si chiama collega ad azione, viene riconosciuto il testo e abbiamo la possibilità poi di fare diverse opzioni, come ad esempio andarlo a copiare nel tastierino telefonico, e come avete visto ha preso praticamente e precisamente il testo che abbiamo scritto con l'appunto. Premendo, ritorniamo sempre nella solita selezione, andiamo poi a cancellarlo. Proviamo ad esempio a prendere il numero, dobbiamo salvarci un indirizzo, ad esempio mettiamo Torino. Magari molti di voi non piacerà questo luogo, però vediamo cosa succede. Se capisce. Andiamo a cercarlo sulla mappa. No, ho sbagliato. Mappa. E come vedete, viene inserito il testo e viene fatta la ricerca. Ci dice quanto tempo bisogna andarci. Questa funzione è una novità davvero molto interessante, perché poi vi farò vedere nei prossimi video, ci sono davvero tante funzioni molto interessanti. Proseguiamo sempre con le funzioni nuove con l'Air Command. Per attivarlo basterà avvicinare la penna al display, vedete che si vede il puntatore, e tenere premuto per un secondo, dov'è il tastino? Ok, per un attimo il tastino ed ecco fuori il nuovo menu. Un'altra funzione molto interessante è album ritagli. A cosa serve? Noi possiamo scegliere di ritagliare una porzione di uno schermo o di una pagina web,
semplicemente facendo un cerchietto. Come vedete, in questo caso lui mi ha raccolto l'icona della musica, poi verrà salvato in un album di ritagli, ma la cosa interessante è che verrà salvato anche, ad esempio, un video di YouTube. Se noi abbiamo un video, facciamo il cerchietto, viene salvato il video con il link, quindi sarà una pagina completa con tanto di link e informazioni. Queste poi ve le farò vedere successivamente perché adesso andiamo abbastanza di fretta. Un'altra funzione è la scrittura su schermo, che non è altro che la possibilità di fare uno screenshot e poi di iniziare a scarabocchiare, a scrivere e a prendere nota e fare praticamente tutto quello che vogliamo. Questa, diciamo, è una funzione che era già anche sul Galaxy Note 1 e 2. S-Finder è una ricerca globale del dispositivo che ci permette di cercare sia nel telefono ma anche sul web attraverso dei tag o delle semplici parole. È una funzione davvero molto interessante. Adesso ho fatto partire la guida. Come vedete, in questo caso io seleziono Sarzana e lui cercherà gli scatti con il tag che ho fatto a Sarzana, cioè nella mia città. Quindi questa è una funzione davvero molto interessante che inizialmente quando abbiamo il telefono vuoto magari non sarà utile, però quando dobbiamo cercare dei file rapidamente può tornare davvero molto utile. Si può lanciare anche tenendo premuto il tasto qua in basso a sinistra delle opzioni. Ritorniamo sempre nel nostro menu di Air Command, lo andiamo ad aprire e andiamo a vedere l'ultima funzione pena. Questa è davvero una figata perché io basta che faccio un rettangolino nello schermo e poi decido di aprirci ad esempio il browser. Voilà! Come avete visto, il browser si è aperto. Questa è una funzione davvero molto comoda perché magari stiamo, non so, su WhatsApp scrivendo con qualcuno e ci viene in mente di scrivere, cercare qualcosa. Noi lasceremo in background la nostra applicazione e apriremo il browser proprio nella finestra e lo potremo gestire tranquillamente perché poi possiamo anche ridimensionarlo, aprirlo a schermo intero. Adesso l'ho chiuso, scusate. Lo riapriamo, lo possiamo spostare, possiamo anche ridurre ad icona piccolina, vedete c'è questo simpatico pallina del browser. Apriamo lo schermo intero che vi voglio fare vedere anche una novità per quanto riguarda l'inserimento del testo. Avviciniamo la penna nel browser e vedete che compare questa piccola icona. Se noi la clicchiamo ci viene fuori il riconoscimento del testo. Questo è davvero molto comodo perché ci permette di scrivere e lui riconoscerà il testo. Vi faccio vedere ad esempio. Repubblica. Vai. E voilà, come avete visto, mi sono dimenticato anche una C, comunque ha aperto la pagina che io volevo cercare. Vi faccio vedere anche velocemente il browser che non è assolutamente ai livelli di Galaxy S4, ma anzi, il browser va che è una bellezza. Come vedete, scorre in modo molto rapido. Abbiamo il doppio tap. Funziona? Ok, ci mette un attimino ad entrare in funzione. Vi voglio far vedere anche come funziona il salvataggio di un ritaglio. Ad esempio, io voglio salvare questo. E come vedete mi mostra la fonte della notizia con lo screenshot della porzione che io ho salvato e tutto il testo che noi possiamo salvare e poi comodamente riprendere e chiaramente il tutto sarà legato perché noi se andiamo a ricliccare il link rivediamo diciamo la parte del nostro articolo che ci interessa. Inseriamo l'S Pen e che dire. Le impressioni di questo smartphone sono davvero positive, mi sono trovato molto bene, è veloce, rapido, batteria da 3200 mAh che ti permette di arrivare tranquillamente a fine giornata. Io da stamattina che lo sto usando sono al 48% e solitamente io arrivo a quest'ora che la batteria è praticamente esaurita. Ci sono tantissime funzioni che vi farò vedere poi piano piano con i prossimi video perché altrimenti io potrei parlare per un'ora e non avrei neanche finito. Buona la qualità dello speaker, buona la qualità della ricezione, davvero nulla da dire. Sono davvero soddisfatto di questo Galaxy Note 3 e se ci state facendo un pensierino vedrete che non ne rimanete assolutamente delusi. Vi do appuntamento ai prossimi video, ciao da Diego.